situazione sentimentale? Non saprei cosa scrivere a riguardo. Non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata. Non si capisce. Sono felicissimo così, ha risposto Belen Rodriguez a chi le ha chiesto come vadano le cose con Stefano De Martino e se davvero tra loro c'è un riavvicinamento in atto tra baci in aeroporto ed eventi di moda galeotti a cui i due si presentano insieme. Intanto i due sono di sicuro impegnatissimi, lui con Luce Mille in sud su Rai 2 mentre lei torna sul palco di Colorado, che riparte giovedì 28 marzo in prima serata su Italia 1, dove si ripresenta forte del suo mantra per vivere bene l'ironia, non bisogna mai crederci, Belen Rodriguez, Colorado e gli uomini che fanno ridere. Nella vita privata faccio molto ridere, mi piace scherzare, assicura tutti Belen dalle pagine del settimanale che ha poi concessa un'intervista nel numero in edicola da mercoledì 27 marzo. Il riferimento è ovviamente il suo ritorno a Colorado dove, una volta di più, metterà in pratica la sua convinzione, le donne belle devono saper usare la leggerezza per non cadere nei tipi della bellezza, non bisogna mai crederci. Quando deve indicare una comica che ama particolarmente, comunque, la showgirl non ha dubbi, Luciana Lettizzetto mi fa morire dal ridere, e sugli uomini che fanno ridere, invece, teoricamente molto apprezzati dalle donne, la Rodriguez dichiara, ci credo che siano apprezzati perché è fondamentale che un uomo sdrammatizzi. Belen Rodriguez ha sempre creduto nella bravura di Stefano De Martino qui con lei, in un uomo, cosa guarda? Le chiede che, da piccola guardavo le statiche, crescendo guardo altro e accetto l'imperfezione, adesso mi garba anche qualche difetto, risponde la bella argentina, che poi ha solo parole dolci per la nuova avventura dell'ex marito Stefano De Martino, oggi conduttore del contenitore comico Rai Made in Show. Ho sempre creduto nella bravura di Stefano, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti, è un ragazzo che studia. Si prepara e conduce a memoria. Intanto Jeremias, il fratello di mezzo apostrofo del clan Rodriguez, è tornato dall'isola dei famosi, dove però si è trovato una ragazza, Soleil Sorgè, con cui pare abbia già fatto intimamente conoscenza. A Belen però non dà fastidio, dice, lei non si sente possessiva, con tutte le ragazze che ha reso felici tra Milano e Roma se fossi gelosa sarei morta. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di famiglia. Lei è felicissima appunto relativamente alla sua situazione sentimentale, invece, quando chi le chiede cosa scriverebbe sotto quella voce nel caso dovesse compilare oggi il suo profilo Facebook. La showgirl, relativamente al presunto ritorno di fiamma proprio con Stefano De Martino, dice, non saprei più cosa scrivere, ride, in teoria siamo separati ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Poi aggiunge